Eccoci qua, signori, nuova intervista in movimento, però questa volta è un'intervista in movimento un po' diversa. Questa è un'intervista in movimento, però è una promozione letteraria. La promozione letteraria, qua il livello sale, stiamo salendo. Ciao, accompagnami. Il livello sale, sta salendo e adesso vi parlerò di un libro bellissimo e qui ovviamente ho anche l'autrice, adesso la vediamo qui. Ecco, questo è il libro Tutto ciò che si vuole di Simonetta Lane. È Lane, sei proprio tu, Simonetta Lane. Ciao Simo, come stai? Ciao, sto bene. Salute ragazzi. Ma ciao, ma così, guarda quanti siamo, guarda, sono tanti. Ciao. Allora, dici di te, tu da dove vieni, che fai, chi sei, come mai stai facendo questa intervista in movimento? Tu hai tanti fan, tanti lettori, sì. Però ovviamente una persona che scrive, uno di solito la reputa una persona intelligente, colta, che ha chiamato me per fare la promozione del libro, dice sai vengo a Roma, conosciamoci, facciamo un'intervista in movimento, io ho pensato questa è pazza. Sì. Perché questa cosa? Perché l'intervista in movimento? Sì. Perché ho visto l'intervista in movimento, mi ha fatto tanto ridere, ha detto facciamo un'intervista in movimento. Perché secondo te questo è un modo buono per vendere i libri? Sì. Ma non penso proprio, No, io scherzo, ovviamente cerco di metterlo in difficoltà, ma non ci riesco perché lei è molto astuta, è una volpe, sta ragazza, vedete quanto è bella, è carina, è dolce. Ecco, non è così, è un mostro ragazzi, mamma mia, è proprio la cattiveria fatta persona. No, lei comunque è una ragazza molto intelligente, molto brava, ieri sono stato alla sua presentazione qui a Roma e anzi, dato che abbiamo dei seguaci, diciamo, sì, un po' in tutta Italia, sì, e oltre, vuoi dire qualche data della promozione del tuo libro, Tutto ciò che si vuole, dove lo presenterai? Allora, così ti verranno a conoscere. Lo presento a Milano il 1° giugno. Ok, lo corro però perché io tengo in età, andiamo piano. Milano il 1° giugno, il 7 di giugno alla Feltrinelli di Verona, il 27 di giugno alla Feltrinelli di Mestre. Ha capito, tutto al nord, o sud, a Caserta, a Casoria. Io voglio venire al sud. A Napoli, andiamo a Napoli. Facciamo un appoggio, sì, reale. Sì. Andiamo dai carcerati, vieni a trovare me per questo carcerato. A Secondigliano. Sì. E chiamiamo proprio cantando napolitana. Che fai una cosa del genere. No, perché tu sai, allora, le persone che ci seguono di più ormai sono tantissime, perché questo canale che è nato come una cosa proprio stupida, giro, comanda lei, tanto ormai io vengo, porto solo il telefono, alla fine comandano tutto loro, non faccio più niente. Dicevo, le persone che ci seguono di più sono gli appassionati di Un posto al sole, questa serie che va da tanti anni, dove io sono il camorrista. Uno dei camorristi, ma diciamo che sono quelli più figli in drocchi. Cattivo. Cattivo. Che femmina, proprio che sto qua. C'ha un rapporto un po' particolare, magari informati. Tu hai visto qualcosina di me, di questo personaggio? Ancora cammina insieme a me, non hai paura, no? Senti. Parlaci un pochino di questo, com'è nata questa idea di questo libro? È nata da un viaggio che ho fatto, sì, in India, dove... Ma sono stanca, ferma da noi, parliamo. Ah, allora ci possiamo pure fermare. Sì, movimento, facciamo così ogni tanto. Dai, allora è nata da... Guardate che posto bello, ragazzi, su una sbarra di un parcheggio, così. Quindi dicevo, no? Sì. È nata da questo viaggio e niente, ho cominciato a scrivere questa storia. Io in realtà nasco come attrice. Lei nasce, intanto nasce. Lei nasce. Io intanto nasco, già è una cosa. E poi niente. Nasci come attrice, sì, teatrale? Teatrale, ho lavorato anche tanto in TV. Che hai fatto? E poi ho lavorato per Striscia la Notizia. Ho fatto Avelina? No, ho lavorato con Moreno Morello. Quello che corre vestito, esatto, di bianco. Io secondo me faccio che la fine là, perché comunque sto sempre per strada a correre, a camminare con sul telefono a mano. Ho corso pure io dietro a uno. Ma perché? Perché uno mi voleva fregare. Mi avevano messo il pancione, faceva donna incinta che abortiva. No, ma non è di ste cose, dai, se vuoi vendere i libri, no? E poi. No, invece, vabbè, comunque. Dicevo, seriamente, nasci come attrice, dai, non ti. Seriamente. No, vabbè, ho fatto questo viaggio. Sì. E da lì niente, ho cominciato a scrivere questa storia, ci ho messo 3 anni per farla venire, io pensavo di farla tipo 1, 2, 3, perché io... Madonna, 3 anni? Mm-hmm.
Tre anni è durato il viaggio? Tre anni è durato? No, tre anni è durato il viaggio di sto libro, cioè, scrivere, perché io scrivere, amo, scrivere. Amo definire un libro, perché il libro, ragazzi, non è... Cioè, questa mia, è una mia semplice opinione, non è voglio fare adesso... Parliamo seriamente, perché adesso è Emiliano che parla, e Simonetta. Leggere un libro non è leggere la storia, per me è un viaggio, è un qualcosa di meraviglioso, è più, secondo me, appunto di vedere un film, perché il film ti viene imposto, no? Tu devi vedere quello che il regista, l'autore e l'attore hanno pensato di trasmettere attraverso la pellicola. Invece il libro, ognuno di noi può immaginare i personaggi con la propria fantasia. Sì, puoi andare nei posti... Anche se non ci sei mai stato, puoi immaginarteli se ci sei stato. Infatti molti lettori mi dicono, leggo questo libro e mi capita di pensare, cioè proprio di immaginare esattamente tutti i posti, perché vabbè è molto... Beh, facciamo un movimento? Ok. Se no non vale come intervista. No, e quindi così è molto descrittivo, è molto a immagini, per cui ciao. Per cui sì, sembra veramente di andare là. Io siccome ci sono stata più e più volte, ho voluto... In India stai dicendo? Ok. Quindi è un viaggio spirituale, comunque un qualcosa di interiore. Io adesso faccio delle domande, io già l'ho letto, ragazzi, bellissimo, però adesso le faccio queste domande per poter così dare a voi quelli... qualche... Stai capendo? Allora, siamo andati in India. Sì. Che cosa ti ha fatto... ti ha dato il là proprio per iniziare a dire adesso scrivo un libro? Cioè è stato il viaggio in India o tu già sei andata in India perché volevi scrivere un libro e quindi ritrovare un po' di pace? Allora sono andata in viaggio sì, sono partita per questo viaggio per i fatti miei, e poi quando sono andata lì, siccome l'India è un posto che dicono che ti rivolta come un calzino ed è la verità, lì ho cominciato a vedere determinate cose della mia vita, ho detto ok, voglio metterle giù. E in effetti inizialmente molti mi chiedono ma cos'è, cioè autobiografico o non autobiografico, io dico sempre metà è storia mia, il resto è inventato, perché poi come tantissimi scrittori tocca fanno... capire qual è la metà tua, esatto, e qual è la metà inventata. Facciamo un po' su noi stessi, perché dobbiamo muoverci, se no non è interessante. Siamo sulla spalla, c'è un vento qua a Roma, ma ragazzi, assurdo, comunque, cioè, ma com'è possibile, sembra una cosa anomala, cioè scusa ti ho interrotto, però il fatto che c'è la sbarra, io ogni volta che faccio un'intervista sto dietro le grate, dietro a una sbarra, sto sempre in galera, cioè il mio personaggio sta sempre dietro le sbarre. Poi come prosegue dopo il viaggio in India? Quindi facci un piccolo, una piccola carrellata di quello che è poi il percorso. No, perché questo del può libro anche servire a chi, tanti mi dicono io vorrei scrivere un libro, come si fa? Vai in India, No, l'India io lo dico sempre, in realtà l'ho voluta scegliere al di là del fatto che è una mia esperienza personale, ma è un po' come la metafora di tutti gli incasinamenti pazzeschi che non ci facciamo, cioè sembra che abbiamo bisogno di andare fino in India, no, per capire le cose. In realtà quello che poi alla fine Sofia, che è la protagonista del libro, scopre che era veramente, ce l'aveva già la felicità, e questo è quello che magari capita tante volte nelle nostre vite, quando non ci rendiamo conto che abbiamo già le cose belle, abbiamo bisogno di incasinarci, ma è anche bello incasinarci, no? Altrimenti non... se no non c'è gusto, se no è già, troppo semplice, è già finita, però è bello il viaggio, no? E quindi per questo questa Sofia parte, va in India, e lì diciamo che scopre determinate cose attraverso, vabbè, c'è un luogo un po' magico, che è questo albero dei desideri, sì, dove incontra un uomo bellissimo, perché poi vabbè c'è sempre l'amore di mezzo, che la, diciamo, l'aiuta in questo suo... Questo chissà se è inventato o no. Questo è inventato. Purtroppo è inventato, cazzarola. Perciò ha chiamato me perché vuole fare il film sul libro, è l'uomo bellissimo, io lo sapevo. In realtà Paul è biondo con gli occhi azzurri, quindi mi dispiace. Vabbè, io sono bianco con gli occhi verdi, è la stessa cosa. Poi? Insomma, sotto questo mazzo che vedi. Sì, allora parentesi, a Roma oggi è il 24 maggio alle 17:17. Siamo in India. Fanno fritte pazze, cioè cadono le foglie. Io stasera faccio l'albero di Natale. Come fa un presepe stasera? Mi piace un presepe? Io ce l'ho ancora, io c'ho ancora la cosa di Natale. Ho capito, vergognati, non lo dire. Anche, cioè. Io perché so già, c'ho già Pasqua e Natale, tutti pronti. Ma pure io lo so che verrà Natale l'anno prossimo, però che vuol dire? So pure che vado al mare, ma non è che lascio l'ombrellone in macchina per tutto l'anno. Magari sì, che ne sai tu? Che sei pazzo agli uomini. Adesso ragazzi, noi vi salutiamo. È stata una parentesi, ma con lei abbiamo diversi progetti, anche un certo tipo di interviste, che più che interviste saranno dei... Vogliamo dire? Sì. Lo vogliamo? No. No, lo diciamo, perché diciamo, no? E dire tu, va.
Facciamo delle cose, come vedete, no? Ma non dite troppo, però. No, un pochino. Ma proprio... Siamo nati nord e sud. Nord e sud. E lei è il nord, io è il sud. Esatto. Ognuno di noi ha una visione. Per me il nord è un po' uno stereotipo, come il sud, no? Il sud di solito sono quelli, nel luogo comune ci dicono sempre vabbè, non fanno niente, sono lenti, la mattina si svegliano, prendono il caffè. Nord, e al nord invece fanno... corrono, fanno... E allora, vi ricordate quando Celentano faceva... la sua trasmissione e lanciò questo modo di dire che era rock e lento? Ecco, io e lei facciamoci una camminata. Sì, io e lei abbiamo deciso di fare di raccontare delle storie, di paragonare degli avvenimenti di attualità culturale, quello che capita, con invece di rock e lento, con nord e sud, dove a mio giudizio il nord è lento, perché non vi dovete offendere, voi del nord, loro del nord, a te non mi interessa se si offende. Ma mentre noi del sud, in magazzino, siamo proprio più svegli, è una marcia in più. Ma magari allora questa sarà una lotta tra me e lei e faremo delle gare. Le botte! No, non ti conviene. Delle gare tra me e lei. Sto più alta di te. Delle gare tra me e lei, il nord e il sud. Va bene, ragazzi, è stato divertente. Ma lo vogliamo dire perché devono leggere tutto ciò che si vuole, o no? Sì, in un edit fino a Moet che sei andato in India. Leggete perché l'ha scritta e quindi lo dovete leggere. Tu l'hai letta, secondo te perché bisogna leggerlo? Mo l'ho messo in difficoltà. Perché ragazzi, io... Posso dire solo una cosa? Mi sono messa a fare un'intervista in movimento, almeno per questo piacere. Leggo solo una cosa, perché di solito si legge, però nell'intervista in movimento non si fa una frase sola. Di Nietzsche... Intervista in leggimento diventa... Che dice, la felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto ciò che si fa. Io su questa frase ci ho fatto un libro, significa che cominciamo un po' a mettere l'azione nella nostra vita. Quindi questo libro serve per recuperare la voglia di mettere l'azione nelle nostre vite e riprendercela un po' in mano. Poi insomma potete andare sul mio blog, sul mio sito, su Facebook, tutto, scoprire il movimento del People Wish Tree, tutto quello che vi pare, ci sono un sacco di cose. Va bene. Però va bene. Eccolo qua, ragazzi, tutto ciò che si vuole di Simonetta Lane. È Lane, è proprio Lane. Ciao a you. Ciao. Come sempre, Uteng e Vodung. Ciao.